Facciamo un dolce, spezziamo. Quindi facciamo un dolce con del gorgonzola. Abbiamo cercato di fare tre cose completamente diverse. Una più semplice, una che è contaminata, nel senso che ha molte più idee moderne, se così si possono definire, c'ha tutti gli elementi diciamo con cui oggi si compone un piatto di contemporaneo, e poi il gorgonzola invece lo facciamo dolce, proprio per cambiare anche il modo di vedere il formaggio. Andiamo a fare questa mousse di gorgonzola Partiamo da una meringa italiana, una meringa italiana, perciò albume con sciroppo messo giù al filo, deve raffreddare, ci vuole un sacco di tempo, ci vogliono circa un'ora, un'ora e mezza. La meringa all'italiana è la base per tantissimi dolci, una base neutra. Poi abbiamo il gorgonzola frullato e passato in maniera da renderlo molto cremoso, altrimenti poi nella crema si sentirebbe un po' troppo, già il sapore è bello intenso. E poi un po' di panna, giusto? Sì, panna, una panna semimontata per non far stracciare, comunque perché perciò, il gorgonzola essendo molto grasso, quindi abbiamo un grasso, abbiamo un altro grasso, che se non andiamo comunque a montare troppo la panna inizia a buttare fuori la parte burrosa e andremo a stracciare il composto, quindi andiamo a semimontare lasciandola un po' più liquida. Che dico, l'olio bollente. Quindi partiamo con della meringa. Ovviamente la meringa non andrebbe mai fermata, la meringa italiana continua ad andare sempre fin quando non si usa, questa è la regola, però... Andiamo a lavorarla un pochettino. La rilavoriamo. Cosa è andata a prenderlo lei? Sì, si è posto. E quindi andiamo a mettere il gorgonzola. Sempre prima incorporare il formaggio. Così andiamo anche a lisciare ulteriormente la meringa e a lisciare anche il gorgonzola. E per ultima la panna, che dà invece un po' di sofficità, dà un po' più di consistenza, diciamo, omogenea. Non deve essere mai montata, come in tutte le cose di pasticceria. La panna deve essere semi-montata, altrimenti poi straccia. Va da sé che qui l'abbinamento anche con il vino diventa ancora più facile, perché siamo partiti proprio dal concetto che nel gorgonzola spesso si serve un vino passito, comunque un vino dolce. Per cui, partendo dal fatto che serviamo un vino dolce, abbiamo cercato di, siccome cerchiamo anche di stare attenti oltre ai cocktail che facciamo in abbinamento, cerchiamo anche sul vino di abbinare. Infatti qui abbiamo poi anche una ripresa dal bar, quindi abbiamo questo liquido dove abbiamo messo delle pere, che è un liquido fatto con del lime, del gin e dell'acqua e dello zucchero, quindi è una base di cocktail. E abbiamo messo a marinare la notte prima questa pera, una pera William classica. Nel frattempo abbiamo fatto questa cialda, questo impasto di cialde di liquirizia, che andiamo a stendere semplicemente su un silpat, dandogli la forma tonda, in questa maniera qui con la parte esterna del cucchiaio, cotto a 180 gradi per 5 minuti, e quindi il risultato è questo qui, quindi delle cialde di liquirizia belle intense. Che... Qui usiamo solamente polvere di liquirizia. Ok, qui abbiamo la mousse pronta, che l'abbiamo leggermente raffreddata perché acquisti ancora più consistenza. Quindi partiamo con una base, andiamo a mettere un po' di mousse per tenere ferma quella cialda. Andiamo a mettere un altro po' di mousse. Per cui abbiamo usato un liquido per marinare
la pera, prendendolo in prestito appunto da quello che era il cocktail con cui l'avevamo abbinato, che ci stava molto bene. E in questo caso ovviamente l'abbinamento non serve perché abbiamo già il cocktail. Nel caso volessimo mettere un abbinamento, un vino, ovviamente andremo a mettere un vino per la macerazione della pera, per cui si può sostituire. Ovviamente sono due toni diversi, questo è un po' più fresco e un po' più, diciamo, estivo, con il vino diventa un po' più invernale, perché poi ovviamente il vino andrebbe lasciato un po' di più a marinare e anche ridotto. L'abbiamo provato, però se non lo riduci e lo concentri un po' fa fatica, ci vuole troppo tempo. Mentre con l'alcol, essendoci un po' di gin, cuoce quasi subito la pera e favorisce poi con il lime, diciamo, la cottura della mela. Anche se rimane comunque molto croccante, e quindi abbiamo pensato di metterci anche del sedano. Sedano candito, leggermente candito, non è proprio candito, però leggermente, sempre con lo sciroppo, pelato, pulito, tagliato giù. Questo per dare una consistenza diversa e anche un po' di verde. E poi le foglie, come sono le foglie? Sono cristallizzate. Perciò albume, foglia asciugata molto bene, passata prima nell'albume, poi nello zucchero e fatta essiccare. Copriamo ancora con la cialda. Mettiamo giusto un po' di zucchero a velo sopra. Poi mettiamo un po' di questo liquido qui che nel frattempo si è anche un po' addensato. Andiamo a metterlo giù. È quasi uno sciroppo. E questo è gorgonzola, sedano e liquirizia. Pera.